presidente, non è arrivato ancora. Necessità di chiedere alla Regione Campania la convocazione urgente di un tavolo politico-amministrativo per l'approfondimento delle problematiche relative al regolamento di attuazione che disciplini i procedimenti di formazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore. Sono questi i risultati di un incontro tenutosi nella sede della provincia di Napoli. La riunione si è svolta per discutere e approfondire le novità del regolamento di attuazione del governo del territorio conseguente all'introduzione della legge bis sul piano casa, che a un primo esame sembrerebbe sottrarre alle amministrazioni provinciali alcune attribuzioni fondamentali in materia urbanistica. All'incontro hanno preso parte il presidente Luigi Cesaro, gli assessori all'urbanistica Nello Palumbo della provincia di Napoli e delle altre 5 province della Campania. Presto, come ha precisato l'assessore Palumbo, gli amministratori delle varie province parteciperanno a un confronto con l'assessore regionale all'urbanistica Marcello Taglialatela per individuare eventuali correttivi al fine di migliorare il testo del regolamento. Questa bozza di regolamento sostanzialmente introduce una sorta di autarchia per cui i comuni in proprio, con poteri a nostro giudizio diciamo eccessivi, valutano la conformità del piano urbanistico locale a questi strumenti subordinati e in una sorta di identificazione di controllore e controllato, e questo secondo noi diciamo non aiuta la corretta pianificazione territoriale.